Qual è lo stato dell'arte della scuola italiana vista da Città della Scienza? Ma è uno stato dell'arte a mio avviso interessante, sicuramente c'è un problema di risorse, questo è un dato che viene chiaramente dal colloquio con i docenti, anche con gli studenti, anche con chi vive dietro le quinte negli uffici periferici del Ministero, ma al tempo stesso è una scuola che sperimenta. E credo che questo sia un fattore che dovrebbe essere messo maggiormente a frutto da parte del sistema scolastico. Cioè, noi vediamo un grande lavoro fatto dal basso, e lo spirito di questa manifestazione è proprio quello di riconsiderare i docenti come esperti di didattica e non solo come, diciamo, erogatori di servizi didattici ai ragazzi, ma invece come persone che sperimentano, che praticano ogni giorno, e quindi appunto io credo che andrebbe rimesso proprio a regime tra Ministero, anche i soggetti dell'educazione informale come siamo per esempio noi e le scuole, andrebbe rimesso a sistema appunto tutto questo grande lavoro che viene fatto. Città della Scienza ha come situazione costituente e rafforzata anno per anno quella di invogliare e indurre alla ricerca, all'amore per la ricerca combinata alle tecnologie. Quanto si continuerà a investire in questo senso e perché vale la pena farlo da un soggetto come Città della Scienza? Allora, io dico, sulla scienza e la tecnologia noi dobbiamo investire sicuramente di più, perché è il trend del futuro, tutti i paesi innovativi investono su questo, e però noi non possiamo limitarci a fare questo. Io credo che noi dobbiamo recuperare anche la qualità didattica della nostra tradizione umanistica. Io dico, Città della Scienza è un luogo dove si educa all'amore per la conoscenza in maniera a 360 gradi. Io non vorrei che, come dice un libro uscito recentemente in America, che critica proprio il sistema educativo americano per l'abbandono degli studi umanistici, non vorrei che noi produciamo delle pecore di eccellenza, è il titolo appunto del libro, che sono di eccellenza ma poi sono delle pecore. Quindi, diciamo, al di là della battuta, quello che voglio dire è che credo che la scuola debba recuperare comunque, oltre appunto all'educazione, alle competenze tecnologiche, linguistiche eccetera eccetera, un grande valore di sviluppo del senso critico che a mio avviso, insomma, si può acquisire solo attraverso un giusto equilibrio tra studi umanistici e studi scientifici. Città della Scienza e tre giorni per la scuola, ma non solo. Cosa bolle in pentola per la programmazione di quest'anno e cosa c'è direttamente alle porte, tra l'altro? Sì, lunedì noi apriamo questa settimana italo-cinese per la scienza e la tecnologia. Lunedì proprio pomeriggio sarà qui il ministro Giannini per aprire con l'ambasciatore cinese in Italia questo evento importante che si snoda tra Napoli e Milano al Politecnico. Poi avremo il 30 ottobre l'inaugurazione della 28esima edizione di Futuro Remoto, che quest'anno è dedicata al tema del mare, che è un tema molto sentito per noi napoletani, ma anche molto attuale dal punto di vista scientifico e tecnologico e anche economico. E tra l'altro questa manifestazione sarà caratterizzata anche da una natura diffusa in città, cioè proveremo in qualche modo a fare di Futuro Remoto una sorta di Festival della Scienza di Napoli che appunto vuole diffondersi in tutte le istituzioni scientifiche del territorio. Una riprova che le buone idee non vanno in fumo e il riferimento non è casuale. Sì, quello lo abbiamo dimostrato, devo dire, dal primo giorno dopo l'incendio, che è qualcosa che vorremmo dimenticare. Adesso guardiamo avanti.